Ho fatto danni. Crazy. Se non si fosse capito, ho fatto danni. Era un sacco di tempo che non facevo un video haul di shopping. Non vuol dire che io non abbia fatto shopping in questi mesi, solo che non trovavo mai il momento per fare un video haul e invece adesso sono tornati. E nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, settimane ne vedrete tantissimi. Anche perché aspetto delle cose da alcuni siti che mi devono arrivare, di cui non ho la più pallida idea di cosa mi arriverà e come sarà. E ho molta molta paura, ma allo stesso tempo ho attrazione, no? Per questo disagio. Faccio vedere però quello che io ho comprato su ASOS e di vari brand, perché sapete che ASOS ha differenti brand al suo interno. Vi faccio vedere tutto perché sono cose che poi probabilmente vedrete anche nei prossimi video, che saranno quelli sulle tendenze di questo autunno-inverno, che sarà prima di tutto il pigiama. Inutile che mi fate sta battuta perché la so, quindi ve l'anticipo. Ma per quelle poche volte che riusciremo a mettere il naso fuori di casa, sempre con le giuste precauzioni, la distanza e la mascherina, potremo anche toglierci degli sfizi nel vestirci. Like per i video haul super mega enormi, grazie mille a tutti quelli che stanno acquistando il mio libro, grazie grazie grazie, lo state anche adorando, davvero grazie mille. Il link per acquistarlo online su Amazon è qui giù nel box informazioni in prima riga, altrimenti lo trovate in tutte le librerie, sia fisiche nei negozi che online. E grazie anche di seguirmi sul mio podcast Senza Tabù, che sta raggiungendo numeri allucinanti. Facciamo delle puntate per me sempre più interessanti. L'ultima che ho pubblicato è sul mondo delle lesbiche, c'è stata anche una mezza polemica su sta cosa, vabbè, chi mi segue su Instagram lo sa, anzi seguitemi anche lì, perché poi ho fatto rispondere anche Rosy di Diva e Lesbica. Comunque insomma è un mezzo casino che abbiamo risolto, anche perché avevo ragione io. Vi lascio il link del podcast anche qui giù nel box informazioni, perché ci sono tante puntate con temi diversi che potrebbero piacervi davvero tanto. Allora, no, prima di aprire il bustone, in questo bustone c'era già qualcosa che indosso in questo momento, ossia questa maglietta che adesso vi farò vedere bene, perché ho indossato i capi come al mio solito, come 10 anni fa, insomma sono stata una delle prime a fare io li indossati, perché rendono meglio l'idea, cioè devo vederlo addosso a qualcuno più o meno per capire com'è il capo. E quindi questo top che è leggermente crop, vabbè lo vedrete dal video, ha questo scollo tondo abbastanza profondo ma non troppo, è leggermente croppo, è diciamo leggero ma non sottilissimo, però con qualcosa su assolutamente si può fare un cardigan. Vi ripeto, l'ho preso tutti su ASOS, ma il brand è Pull&Bear. Andiamo avanti, cosa pescherò dal pacco delle sorprese? Quest'altra maglia, vi avverto che c'è anche un pantalone e un jeans ovviamente. Ah, poi alla fine del video vi faccio vedere anche qualcosa che invece mi è stata inviata qui dentro, e ve l'ho fatta vedere anche su Instagram. Allora, dicevo, maglia questa qui invece del brand Stradivarius, è un cardigan che però ovviamente viene indossato come maglia perché è più corto, come si usa tantissimo appunto quest'inverno, con i bottoncini davanti. È un tessuto bello caldo, quindi è perfetta sia con qualcosina sotto, magari una canottina, qualcosa, che da sola, in questo grigio chiaro che secondo me sta bene su tutto, sul nero. E quindi queste maglie, che sono molto utili quando magari ci si vuole vestire in modo casual, sono perfette in questi colori neutri perché le abbinate ovunque. Poi altra maglia, questa qui invece di un bel colore bordeaux, ha questo scollo a V abbastanza profondo, tessuto caldo a costine, e l'ho scelta principalmente perché è semplice, quindi uno di quei capi che veramente si può mettere su tutto e potete abbinare facilmente. Sapete che io sono una fan sfegatata di queste cose, perché poi alla fine quando ci serve qualcosa di semplice ma carino non abbiamo mai un cavolo, o maglie super fighe oppure cose che non ci piacciono. Queste invece si possono adattare su tutto, su qualunque outfit, su un pantalone, su una gonna, ed è di ASOS Design, quindi della linea appunto di ASOS. C'era anche in altri colori, ho scelto questo colore bello caldo tonale che con i miei colori di capelli e occhi comunque sta bene d'inverno, quindi mi piace. Mi sa che ho pescato un pantalone, sì, il primo. Sarebbe il jeans nero. E questo l'avete visto già in una foto su Instagram, per chi mi segue su Instagram. È di Bershka, sì, sempre preso su ASOS. Ed è flare, ossia più aderente su e poi si allarga sotto. I jeans che io vi dico si porteranno, pantaloni, jeans, almeno sono almeno 3 anni nelle tendenze che vi dicevo, ragazzi, stanno tornando piano piano, adesso ne vedete pochi, l'anno scorso già di più, quest'anno solo questi. Cioè trovare uno skinny è diventato difficilissimo. È molto semplice, nero. Un bel jeans media pesantezza, né troppo leggero né troppo spesso e pesante. La vita è media, in questo caso medio alta, ma non troppo alta. E poi scende appunto largo, perfetto sia con degli anfibi sotto che con delle sneakers, perché comunque non tocca, perlomeno per quella che è la mia altezza, sono alto 1,75 m, è perfetto. Bellissimo soprattutto con degli stivaletti, magari con un po' di tacco. Questa roba mi è arrivata tipo venerdì e questo l'ho già messo 2 volte. Calcolate che per me oggi è lunedì, per voi martedì, ma per me lunedì, quindi in 3 giorni l'ho messo 2 volte. Poi andiamo avanti, cosa ho pescato?
Ho preso un blazer, ma non un blazer qualunque. Sapete, i blazer sono quelle giacche che non sono proprio giacche solo per uscire, a meno che non sia primavera, autunno, quelle mezze stagioni, ma vengono indossati anche d'inverno sotto il cappotto, extra large, oversize, in simil pelle come il mio. Amo follemente. Lo cercavo, ci sono diversi modelli lì. E di Bershka, l'ho già detto, preso sempre su Asos. E vabbè, ve lo faccio vedere indossato. Bellissima, anche quando potrò indossarla da sola. Io lo preferisco con un jeans più skinny sotto, perché è un modello di blazer che, essendo più lungo, quindi un pochino più largo e morbido, se ci andiamo a mettere sotto dei jeans, non so, boyfriend o mom, che sono un pochino più larghi, o addirittura a palazzo o flare come quello di prima, è tutto troppo largo. Preferisco essere più aderente sotto, con questa giacca su, che invece va a spezzare la monotonia della figura super mega aderente skinny. Poi cosa abbiamo qui? Un'altra maglia. Di questa ne avevo bisogno come il pane, è uno di quei capi che davvero mi servivano e mi serviranno in futuro. È una maglia a collo alto, quindi dolce vita, è abbastanza sottile, non sottilissima, però davvero davanti noterete che è leggermente trasparente, quindi sotto ci va o una canottina oppure un reggiseno, però tono su tono più o meno ci sta benissimo un blazer del genere, ok? Magari con uno skinny nero. C'è un altro pantalone, comunque non avevo finito. No, scusate, stavo pensando, devo trovare un altro pantalone che devo farvi vedere. È sempre Asos Design. Date un'occhiata appunto alla linea di Asos, perché ha questi capi passepartout che stanno bene su tutto e sono sempre molto utili. Eccolo ragazzi, l'avevo messo nell'armadio perché l'ho già indossato, avevo dimenticato di rimettere tutte le cose che devo farvi vedere da una parte. Comunque, quest'altro pantalone qui, che è l'ultimo, mi mancava proprio. Avevo dei leggings così, ve ne ho già parlato nei video precedenti, nel video sui leggings che vi metto qui se non l'aveste ancora visto. E questo è un pantalone in simil pelle, però guardate, è opaco, non è lucido. Mi piace moltissimo la vestibilità di questo pantalone ed è di Pimkie, sempre preso su Asos. Veste come un guanto, non fa quei difetti. E immaginate ad esempio questo con questa maglia bianca su a collo alto, infilata ovviamente dentro il pantalone skinny, e la giacca sempre in simil pelle, un tacco. Wow. Ok ragazzi, vi faccio vedere anche qualcosa che mi è arrivato. Ripeto, su Instagram nelle stories vi ho fatto vedere un'anteprima, come faccio sempre ogni volta che mi arriva qualcosa o ho qualcosa da mostrarvi. Le anteprime le avete sempre nelle stories. E mi è arrivata questa da Mesauda, me l'ha inviata Mesauda, perché sapete che ogni tanto alcuni brand mi mandano dei prodotti per provarli in anteprima. Ed eccola qui, è la Rock Romance di Mesauda. Adesso ve la faccio vedere più da vicino. Il packaging, come potete notare, qui vedete la videocamera, ciao, è completamente a specchio. E adesso la apriamo. Questi sono tutti i colori che vanno da quelli più freddi, quelli più caldi, shimmer, opachi, colori particolari e bellissimi da mixare fra di loro, ovviamente sfumandoli per un look più portabile o per dei look molto più glamour. Tra l'altro specchio enorme, veramente ragazzi, è packaging favoloso. Ok, fatemi sapere a questo punto quale di tutti i pezzi che vi ho fatto vedere, tutti i capi, quale vi piace di più, quale è più vicino al vostro stile, quali, non so, combinereste fra di loro se fossero, non so, vostri, nel vostro armadio, doveste decidere di fare un outfit per quella serata. Sono curiosa di conoscere anche i vostri gusti per sapere più o meno se sono simili ai miei. Se vi piacciono i video haul, mettete immediatamente like, perché ragazzi veramente sto aspettando sto pacco di roba da un sito che di quelli da fare, insomma, da provare, ecco. Noi intanto ci vediamo al prossimo video, sempre qui. Se volete seguitemi sul podcast, il link del mio libro è anche giù nel box informazioni. Grazie davvero a tutti e niente, fate i bravi fino a giovedì, venerdì che torno, ok? Ciao.